Allora, questi sono i moduli del front-end. I moduli di back-end sono principalmente questi due, di analisi e invece gestione delle campagne, oltre a quelli che sono indicati tratteggiati, perché sono quelli che vanno verso l'integrazione con l'ERP, per cui se ho già un ERP, semplicemente mi integro con ciò che ho, se non ce l'ho magari mi fa un minimo delle funzioni che l'ERP farebbe. Cosa fa la parte di analisi? Innanzitutto accede, analizza i dati dal data warehouse, dal magazzino dati, che raccoglie tutte le operazioni che sono state fatte. Quindi immaginate che tutte le operazioni che vengono fatte sul front-end, definizione di indirizzi, gestione dei prospect, gestione delle chiamate, risposte, gestione dei contatti via web, eccetera, eccetera, tutto questo va a finire in un unico grosso database. Questo database contiene quindi dati diversi, di diversi canali, di diverse tipologie, e in qualche modo viene analizzata. Ad esempio, le funzioni principali che sono indicate qua sono la definizione degli indici di segmentazione, quindi per ogni segmento di mercato, quindi tipologia di utente, diviso, non so, per fascia, per genere, per professione, per titolo di studio, per regione, insomma, tutti i vari metodi con cui potete segmentare il mercato, definite degli indici, che sono ad esempio i principali di profittabilità, cioè quanto rende investire su quel segmento specifico rispetto a investire invece su altri segmenti. Quindi ti dà un ritorno, ti permette di calcolare il ritorno dell'investimento in promozione su quello segmento specifico, perché abbiamo gli strumenti per poter intervenire su quei segmenti e non sparare nel mucchio. Ti dà degli strumenti per poter prevedere, no? Se io ho degli andamenti pluriannali dettagliati, posso usarli come modello predittivo per dire, ma allora come andranno le vendite, come andranno le cose nel prossimo semestre se faccio questo o se non lo faccio. Quindi sono, di fatto, ti danno le informazioni di supporto alle decisioni, quindi in qualche modo anche una valenza strategica. E poi soprattutto c'è tutta una parte di cruscotti, di dashboard, che ti permette di tenere sotto controllo in tempo reale, diciamo giorno per giorno, ecco, non minuto per minuto, come sta andando l'attività, come stanno funzionando le cose. E poi ovviamente questo punto 4 è un punto di amministrazione, di gestione, definisco quali sono i miei segmenti, qual è la segmentazione che voglio fare, non sulla base di quali criteri, di quali variabili. E beh, tutto questo di fatto è in qualche modo disconnesso rispetto alla parte operativa di front-end. Quindi nella parte sinistra della figura abbiamo il front-end col suo database operativo. Poi ci può essere la parte ERP, no? Che è poi la parte a sinistra, in basso, sulla gestione della produzione, che comunica in termini di ordini, di acquisti, di ordini fatti essenzialmente, di ordini consegnati. Dal database operativo vengono estratti i dati, che vengono, diciamo, classificati in questo modello dati leggermente diverso, questo è un modello transazionale, questo invece è un modello analitico, quindi gli stessi dati vengono organizzati in tabelle in modo diverso, sulla base degli indici che voglio vedere, dei segmenti che voglio vedere, e su questo data warehouse posso, vabbè, fare l'estrazione, data mining, quindi la scoperta di pattern, relazioni ricorrenti, e posso gestire la segmentazione, quindi sulla base dei segmenti vado a vedere le statistiche, gestire le campagne, perché sulla base delle analisi di ciò che ho fatto posso definire qual è l'impatto, qual è la numerosità degli utenti, degli interventi, eccetera. Una volta che ho definito la campagna, questa è l'informazione che va al front-end, quindi fa partire le mail, informa gli operatori di queste cose, personalizza le offerte sulla base di questi criteri, per cui il prezzo che cambia, eccetera, eccetera, e quindi rientra nel livello operativo. Quindi qui dietro gestiamo il livello di pianificazione e di strategia. Raccogliamo dei dati, li analizziamo e decidiamo cosa fare nel futuro. Questa decisione rientra nel front-end che cambia le modalità operative. La parte di definizione delle campagne è quella parte decisionale, in cui effettivamente cos'è che decido, quali sono le leve su cui posso agire a questo livello. È definire su opportuni sottoinsiemi di utenti, presi per nome o presi per segmento, molto più probabilmente, quale tipo di offerta e o di comunicazione sviluppare. No? Vabbè, poi questo è un modello, fa vedere come interagiscono con gli altri canali, ma direi che non è particolarmente interessante.
questo è un esempio di un programma, Siebel è l'azienda che per prima ha fatto un prodotto che fosse un CRM integrato, quindi un po' il nome di Siebel come azienda è rimasto agganciato al CRM, come il nome di SAP è rimasto agganciato all'ERP, se vogliamo prendere, diciamo così, le aziende pioniere o che hanno aperto il settore. E questo non è molto leggibile, almeno nella versione proiettata, fa vedere un processo che definisce le modalità di funzionamento di una campagna. Per cui qui dice c'è una parte via email, una parte attraverso call center, in questo caso raccolgo, quindi definisco i small business customers, quindi gli utenti che sono piccole aziende, oppure gli utenti graphic intensive users, gli utenti che sono, magari probabilmente hanno comprato dei prodotti di grafica, e poi ho l'elenco generale. Allora, l'elenco generale mando le mail, questi altri invece li chiamo individualmente, perché probabilmente sono già miei clienti, perché li conosco, già categorizzati, e invece le piccole e medie imprese faccio entrambe le cose. Quindi questa è la parte, se vogliamo, outbound, mando mail e faccio chiamate. Allora, definisco il processo, questo processo poi si trasforma nelle mail, nel fatto che definisco un template e quelle mail partono, un modello, e queste mail partono in automatico. Ma soprattutto la parte qua del call center significa che il mattino dopo, quando arriva l'operatore outbound, arriva e si siede, si vede l'elenco delle chiamate da fare e delle cose da dire. No? Quindi viene eseguito per mezzo di un povero omino che roboticamente esegue le istruzioni del programma del CRM. Poi qui c'è la gestione delle risposte, le risposte arrivano, e sulla base del fatto che non risponde o risponde, abbandona la campagna, oppure in altri casi magari potremmo fare dei richiami, dei recall, oppure no, dico grazie e poi cerco di venderti qualcosa, insomma. Definisco un processo che è basato su azioni del tipo do informazioni, ti chiamo, mi faccio chiamare, registro una cosa, e il sistema front-end gestirà le singole fasi di questo processo, che io definisco invece nella parte di definizione della campagna. Vabbè, qui ci sono l'elenco delle aziende che sono coinvolte, con grosso modo questo tipo di distribuzione, ma in realtà è un mercato molto molto più frammentato quello del CRM, perché molte volte è un prodotto a sé stante che serve a gestire, cioè viene usato solamente in parte, quindi questi qua di SAP sono quelli che hanno già SAP e lo usano anche per fare CRM. È molto improbabile che qualcuno compri SAP per fare CRM. No? E Salesforce invece è un altro prodotto che si è specializzato in questo. Ecco, vi dicevo ieri che per capire un po' bene cosa fa un CRM, uno dei modi è quello di provare a utilizzarne uno. Vediamo se si ricorda l'indirizzo. Questo qua. È uno di quelli facili da utilizzare, perché è sia open source sia una versione di trial gratuita, è questo Sugar CRM. Quindi cerchiamo un attimo di vedere, di riconoscere, scusate, sono una pagina troppo dentro, di riconoscere in questo, diciamo così, in queste funzioni, in questi menu, le cose che abbiamo visto dal punto di vista generale. No? Allora, la cosa carina è che se voi vi iscrivete per la demo gratuita del sito, quando entrate vi fa vedere queste sette facce, che sono delle personas. No? Una persona è, nel gergo dell'usabilità, è una persona immaginaria che incarna un certo ruolo, una certa funzione. E quindi ti fa vedere che il sistema, in questo caso Sugar CRM, è stato configurato in modo diverso in funzione dei ruoli di ciascuna di queste sette persone. Per cui i ruoli che ruotano intorno al CRM sono queste tre colonne, sempre. E di queste tre colonne ci sono due righe, il manager e l'operativo. E le tre colonne sono sales, marketing e support. La forza vendite, le promozioni, il supporto post vendita. Sono questi i tre canali, tre blocchi funzionali. Di questi ci sono il manager e il senior account representative, vuol dire venditore, anche se questo bel titolo.
vicepresidente legato con la delega al marketing e lead developer representative, cioè colui che deve sviluppare i lead contatti, un altro nome per indicare prospect. Vicepresidente del supporto e senior support representative, diciamo che non sono forse gli operativi di ultimo livello questi signori, ma coordinano un piccolo gruppo a livello operativo, a livello del front-end. E beh, questo è un admin che ci interessa di meno perché è il configuratore del sistema, no? Diciamo così, dell'area information technology, chi gestisce il sistema, lo configura, crea gli utenti, crea i backup, monitora che il sistema Sugar vada bene, non è tanto collegato alle attività di marketing vere e proprie. Partiamo da questo signore qua. Quindi questo è l'executive, quindi dirigente responsabile delle sales, delle vendite. Allora, in questo caso, essendo un manager, gli devo far vedere delle cose facili, no? Sempre colorate, no? E questo qui mi dice, e questo è un risultato dell'analytics, a valle di tutto, qual è stato per tipo di industrie il numero di, questo dice accounts attivi per i vari tipi di industrie. Questo chiaramente è stato configurato in questo modo, no? Poi dopodiché gli posso li fa vedere, è di fatto un cruscotto, uno tiene sotto controllo l'andamento. Tutte le opportunity by amount by sales representative. Quindi qui abbiamo 5 sales representative, quindi questa persona coordina 5 responsabili vendite, e di questi 5 qual è stato l'incasso che hanno portato? In progress oppure closed? Won, cioè quindi alla fine sto contrattando per 215, sono K, quindi 1000 euro, max, e non si sa se è andato a buon fine o no. Chris sta contrattando per 200.000 euro, ma 197 le ha già portate a casa. In questo caso magari questi 215 non vengono chiusi e quindi entrerà nel... non vengono, diciamo, conclusi e quindi diventerà closed loss, cioè la trattativa è chiusa a nostro sfavore, non l'abbiamo venduta. È un po', vabbè, sapere che hai qualcuno sopra la tua testa che ti sta controllando quanti dollari stai riuscendo a portare, però il mestiere del venditore, se fate questo sappiatelo, venite misurate sulla base di questo. Qui invece, calls by team, by user. Quindi hai i vari venditori, di nuovo, stessi Chris, Jim, eccetera, e poi by user, in questo caso user sarebbero gli utenti dell'est, dell'ovest e gli utenti invece su scala più globale esterna, no? Quindi immagino che pensino al mercato nordamericano, mercato dell'est, mercato dell'ovest, ovest, estero. E fa vedere quante chiama, in questo caso sono le calls, vedete che avete sempre una metrica e una segmentazione. Qui la metrica sono le opportunity, sopra erano gli account, qua sono le calls, le chiamate che fanno, non è chiaro se sono quelle fatte o fatte ricevute, e poi la segmentazione, by team, by user, by sales representative, eccetera. Questi sono dati sintetici che sono aggiornati in automatico andando a pescare lead, meeting, e vabbè. Sono degli indicatori di performance, di fatto. No? Questo è ciò che vede il signore. Poi ovviamente il menu può gestire altri, cioè questa è la prima pagina, che è la pagina, diciamo così, di pannello di controllo generico, che posso, volendo, ecco, questa è una funzione che vale per tutto il Sugar CRM, creare altri pannelli, altri, ad esempio questo sulle performance metrics, questo sull'operations, mi fa vedere una vista diversa. Quindi io definisco, creo all'interno di questi pannelli una serie di visualizzazioni, le combino tra di loro e posso richiamare facilmente questi pannelli. Questo dal punto di vista della activity stream, sono tutte lo storico, no, di ciò che è successo e così via. E prima eravamo su performance metrics. E poi posso invece agire sulle varie tipologie. L'account, crea i contatti, crea i lead, ma in realtà non è proprio il suo lavoro, no, di questo signore. Invece ciò che vede il venditore è una vista più operativa, o responsabile di un gruppo delle vendite, questo si chiama Chris.
Chris era uno di quei cinque, no? Che avevamo visto prima. È una di quelle persone gestite dal signore di sopra. Lui ha una vista che qui è stata definita, non è stata scelta, per chi ha preconfigurato questa demo, già in modo più operativo. Lui vede innanzitutto le sue cose, le informazioni relative alla sua persona e al suo gruppo di lavoro, non agli altri. Qui in questo caso è una cosa abbastanza carina, questa pipeline, una visualizzazione prettamente da venditore. Cioè qui ti fa vedere i vari stadi, io ho potenziali 23.000 euro di vendita, needs analysis, devo ancora lavorarci, devo ancora capire. Di questi 18.000 sono nella mano dei decision makers, quindi ha parlato già con un decisore e per cui può andare avanti al passo successivo. Di questi 12.000 sono in fase di qualifica, quindi stanno decidendo se tu sei un fornitore adeguato. Di questi 11.000 sono l'analisi della percezione, quindi come ti considerano. Di questi, cioè di fatto, no, l'imbuto, la serie di imbuti attraverso cui devi passare da quando ti vai a proporre. Parli con un decisore, il quale ti fa poi parlare con l'ufficio acquisti, che ti fa una serie di verifiche, e a un certo punto arrivi a 12.000 che sono già in fase di negoziazione per questo primo trimestre 2011, poi ovviamente lo posso andare a selezionare, mio o del mio team. In questo caso il tuo team è fatto solo da lui, in questa demo è configurata, c'è solo lui, quindi i numeri per lui come persona coincidono con quelli del suo team. Questo è l'obiettivo, lui deve arrivare a fine quarter a 22.000 di vendite, non ha ancora venduto niente, quindi deve recuperarne ancora 22. Poi ha una previsione, questo qui è l'operativo, cioè ti ha dato quell'obiettivo, vedi di raggiungerlo. In realtà c'è una previsione sotto che dice, guarda che sulla base dell'analytics e dei trend, prevedo che tu in realtà arriverai a 93.000 e quindi in realtà sei decisamente sopra rispetto a quello che... Però per ora non ha ancora fatto niente, quindi una previsione che è positiva. E poi anche qua ci sono grafici, in questo caso lui vede i contatti, per cui questa è una grafica. I messaggi, le chiamate, vedete che qua ci sono, ad esempio le call, le mail, è tutto integrato, di fatto anche le mail che si spediscono sono gestite dal sistema, sono visibili all'interno del sistema. In questo caso sono principalmente, vedete qua ci sono le mail del suo capo, ma anche le mail dei clienti. C'era una che dice, scusate, mi sono perso, c'era uno che diceva, allora vediamo un attimo, sono interessato a una vostra soluzione cloud, allora andiamo a vedere questa qui che cosa fa. Andiamo a vedere questa mail. Ecco, integrato a questo, no, c'è questo sistema product demo feedback, allora ho fatto la demo e c'è qualche problema, la demo stessa, perché mi dice mail non leggibile. Però io qua abbiamo visto un messaggio, potremmo andare... In questo caso siamo andati a vedere i dettagli del messaggio, vabbè, c'è stato un problema, non ce l'ha fatto vedere. Ma se no potremmo andare a vedere i dettagli della persona, quindi legato ai contatti, di chi mi ha mandato la mail, qual è la sua storia, eccetera, eccetera. E quindi lui lavora molto gli account, di fatto l'elenco, con quelli, sa, si mette delle stelle per quelli più frequenti, i contatti, quindi tutta la rubrica dei contatti, i contatti principali, i lead, ad esempio, ho sentito una persona, potrebbe essere interessante, allora creo un lead, come prima l'abbiamo chiamato prospect, mi inserisco i nomi. Vedete, questa è una cosa molto veloce, l'unico campo obbligatorio è il cognome. Tutti gli altri campi sono opzionali, ma perché questo è pensato, venditore, ho trovato una persona, ho incontrato in fiera, eccetera, in 3 secondi devo caricarlo nel database. Poi ho tempo, io o qualcun altro del mio team, di raffinare l'informazione, magari scopro che c'è già nel database, allora lo vado a collegare, no? E io ho trovato che Smith è un possibile lead, se ciò metto le informazioni, se no le salvo e poi dopo ci ritorno, no, a elaborare, vado a vedere i lead che ho inserito, quali sono quelli che vedi, li ho tutti, questo è uno stato di new e poi si possono andare ovviamente a
a classificarlo. Ad esempio, questi qui sono classificati, vedi, per lead source, da dove è arrivato? Mi ha chiamato dal nulla, l'ho generato a mano, è un impiegato, ha risposto a una mail, l'ho visto a un trade show, a una fiera, per il passaparola, eccetera. E quindi nel momento in cui inserisco il catalogo delle persone, via via le arricchisco di informazioni, e queste informazioni sono quelle che mi servono poi per andare a fare la segmentazione. Un lead diventa poi un'opportunità, richiede, devi dare un nome, ma l'opportunità è andare a vendere gomme da neve in Siberia, no? Perché là c'è la neve, allora vediamo un attimo, allora chi la deve, qual è l'account a cui collegarlo, qual è il nome dell'opportunità, quali sono gli obiettivi che mi propongo e chi è il responsabile di mandarla avanti. Quindi di fatto sarebbero le attività, task, no? Le attività, le direzioni in cui si lavora. E questo dal punto di vista dei venditori. Quote sono i preventivi, adesso non stiamo a vedere tutti, potete giocarci tranquillamente, i preventivi, previsione di vendita e preventiva, che è la parte poi più operativa di tutte. Sì, devo uscire. Ecco, la parte marketing invece è diversa. La parte marketing, se andiamo a vedere la parte gestionale, già, diciamo così, il manager ha una visione, o per me è stato preparato una visione diversa, no? Diviso per industria, il lead by lead source, quello che dicevamo prima, cioè quali sono, vedete che in questo caso i contatti principali arrivano attraverso call, quindi le telefonate che arrivano all'azienda non stimolate, no? A freddo. Oppure sono clienti esistenti, oppure sono self-generated, inseriti a mano, e così via. Le campagne che sono attive, il tipo di campagna, qui siamo nel marketing, no? Quindi stiamo principalmente gestendo la campagna e la loro efficacia. Andiamo a vedere questa campagna cosa fa, com'è descritta, se vado nel dettaglio della campagna, c'è un nome, e adesso è attiva o non è attiva, da quando a quando, impressions, quindi quante volte sono già state visualizzate i comunicati di questa campagna, è inviata via mail, e poi c'è un budget previsto, un costo previsto e così via. Quindi, descrizioni, chi la deve gestire, a chi vanno mandate le mail, quindi in questo caso quali sono gli elenchi, questi target list, e io se voglio posso vedere questo elenco. Questo target list contiene questi target qua, e sono gli utenti a cui arriveranno le informazioni, che sono prese dall'insieme dei target, dei contatti, dei lead, eccetera, con certi filtri che sono stati definiti. Torniamo indietro. Certo, qua il tasto indietro funziona, avete visto la differenza di ieri. Dentro le mail ci sono dei link, e quindi noi vogliamo tracciare quali indirizzi contare, no? Infatti nella mail ci sono tre link, uno punta a questo indirizzo, l'altro punta a questo indirizzo, l'altro punta a questo indirizzo, voglio contare, voglio avere la possibilità di analizzare dove, separatamente dove cliccano gli utenti di ciascuno di questi tre. E poi alla fine c'è questa email, a un certo punto prima o poi definisco dove è andato. Email template. Quindi dico dove è andato. Ah no, scusate, lo clicco qua a fianco a template. Qua. Scrivo la mail che verrà mandata, mettendoci dentro i vari link a cui cliccare, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso una campagna via mail, definisco tutti i dettagli, a chi le mandare le mail, quindi filtrando i vari contatti che ho, il contenuto della mail, il link a cui l'utente può cliccare, e questo click chiaramente sarà generato automaticamente dal generatore di mail, ogni volta, ogni mail ci sarà un numero univoco, in modo da poter sapere qual è, associare il click che viene fatto a chi ha ricevuto la mail, e quindi
al mio contatto nella rubrica. E ogni campagna di questo genere, se avessi una campagna, che ne so, Telesales, è di tipo diverso, ovviamente non c'è la mail template, è più semplice perché poi è meno automatizzabile. No? Faccio telemarketing, farò degli annunci, decido quando, ho un budget, eccetera. E poi vabbè, ho statistiche di questo genere. Questa è la parte in cui può definire le campagne, definire gli obiettivi, eccetera. Anche qua visibilità sui leads, ma non tanto perché li porta, no? Perché a portarli sono i venditori, quanto perché li usa per filtrare i destinatari delle proprie campagne. Dal lato operativo, di Sara, ci sono le campagne attive, quelle quando finiscono, vedete che gli operativi hanno l'elenco delle attività, i messaggi, eccetera, le cose da fare, gli obiettivi da raggiungere. Vabbè, ci sono sempre i leads di prima, ma essenzialmente sulle campagne può creare, sì, fate molto simile. Stavo cercando la risposta alle campagne, dov'è? Forse qua non è attivata. E qui la definizione della campagna, view status, eccolo qua. Eccolo qua, quella parte interessante. Questa è la campagna di mail che abbiamo visto prima, adesso lei è responsabile di seguirla. Se vado a vedere lo stato mi dice, allora chi ha risposto? Questi sono stati i messaggi spediti, 128. Questi a contatti, questi a utenti, questi a prospect, questi a lead, pescati dalla rubrica in questo modo. Questi 14 sono tornati indietro, cioè le mail non sono più valide. E altri 16 perché la mail era non funzionante. 10 hanno cliccato, 76 l'hanno visto. 12 hanno cliccato sul bottone opt-out, cioè non mandarmi più altre mail. E di quelli che invece hanno detto... probabilmente hanno visualizzato a messaggi inviati a questi, qui c'è l'elenco di tutti, chi ha visto il messaggio sono questi, chi ci ha cliccato sopra sono questi. Per ora non c'è stato nessun lead creato, eccetera, ma di questi qui posso trasformarli, click through posso trasformare in target, nel senso che quelli che ci hanno cliccato li posso aggiungere nei target, che sono le persone a cui poi che passerò alla forza vendite, dicendo guarda questi qui hanno mostrato un interesse, magari seguili, e diventano il target della forza vendite. Ma qui c'è questo ciclo che va avanti e indietro, la forza vendite trova le persone, il marketing l'interessa e poi riparte i contatti indietro. Poi un mondo completamente diverso è quello del supporto. Supporto post vendita invece ha a che fare quasi sempre con i problemi degli utenti. Quindi questo qua è il direttore responsabile del supporto, dei servizi di supporto, in questo caso ha una vista sul canale Twitter dell'azienda da cui vede tutti gli insulti che vengono presi, e forse può anche scriverci, non sono sicuro, no? I casi aperti, cioè il numero di chiamate di supporto ricevute e non ancora risolte, e i responsabili che li stanno gestendo. Divisi tra new assigned e pending input, cioè new sono appena stati creati, assigned vuol dire l'ha già guardato, ci sta lavorando, pending input vuol dire il personale di supporto ha chiesto all'utente maggiori informazioni, maggiori dettagli e in attesa di risposta dell'utente. Quindi il caso è ancora aperto, ma non è il supporto che non sta agendo, è l'utente che non sta rispondendo. Divisi gli stessi, divisi per priorità, i casi principali, quindi key cases, i problemi principali, eccetera. E quindi dà l'idea generale di come sta funzionando il supporto. Se invece a livello di supporto ci muoviamo sul piano operativo, di nuovo non abbiamo più le statistiche generali, oppure ci sono ma non sono così importanti, ma abbiamo invece i casi aperti. Subito la prima cosa sono i casi che sono stati assegnati a me.
dividi per stato, eccetera, eccetera, di nuovo il Twitter. E knowledge base articles sono, una knowledge base interna è una database di risposte pronte che posso mandare. Allora, c'è questo caso qua, questo signore qua che ha un problema, togli sta roba, having trouble adding new items, ho questo signore che arriva da qui, questo è un cliente, priorità alta, assign to è l'operatore regina che sono io se non sbaglio, quindi sono io, e lui mi ha dato, segnalato questo problema. Allora io, show more, dovrebbe farmi vedere, vabbè, qualche dettaglio in più, e io devo poter rispondere a questo messaggio, dov'è la parte, scusate, non trovo più, è passando da un utente all'altro, dai, no, qua, niente, assegnato a me, documenti collegati, contatti collegati, e dov'è le azioni? Vabbè, non, scusate, in questo momento sono... case, dovrebbe esserci il modo, edit. Sì, qua sotto, eccolo qua, qua sotto. Qua sotto posso scrivere la mia risposta, please check, please check your cables, e posso inviarla, e questa risposta viene aggiunta alla storia del caso e viene mandata all'utente che l'ha creata. Quindi io posso rispondere, tipicamente potrò, penso dalla pagina precedente, chiudere il caso dicendo questo qui aveva uno status assigned, io credo di averlo risolto, oppure l'utente mi ha confermato di averlo risolto, e quindi non è più assigned, dove è andato, ma è diventato closed. Una volta che l'ho risolto lo metto in stato di closed e viene riflesso nelle statistiche, eccetera. Quindi questa è un'operazione molto più, ho già tutte le informazioni perché sicuramente sono i clienti che hanno, ho già tutte le informazioni sulle persone che mi contattano, però devo risolvere i casi specifici. Quindi di fatto l'attività principale è prendere uno per uno i vari casi che arrivano all'attenzione, vengono popolati qua in automatico, in manuale, nel senso che se io sono al telefono, rispondo al telefono, posso creare un nuovo caso perché c'è tizio che mi chiama e mi risponde. In realtà tutta questa parte di casi in fase di configurazione, quindi non lo fa questo ma lo fa l'admin, decide che un certo indirizzo di email tipo support@miazienda.it, ogni email che arriva viene automaticamente trasformato in un caso. Il caso inizialmente non è segnato a nessuno, poi qualcuno li legge, li smista tra le persone, perché in automatico non puoi sapere a chi dà la competenza, e poi compaiono nell'elenco di questi. C'è tutta la parte di knowledge base che dicevo sono le risposte preconfezionate, per cui se io vedo che è un problema frequente, magari io capisco che è un problema frequente, ma siamo in 10 a rispondere al supporto tecnico, allora creiamo un articolo nella nostra knowledge base e cerchiamo, e mettiamo a disposizione, condividiamo, che so, le domande frequenti, oppure gli utilizzo più semplice, come fare a stampare, come fare a cambiare la lingua, allora qualcuno di noi ha scritto questa cosa in modo che quando un utente ha bisogno, semplicemente facciamo copia e incolla di questa frase, no? È una knowledge base interna quella, non è tanto, non è visibile agli utenti direttamente, ma è la base sulla quale diciamo, i nostri esperti, i nostri responsabili del supporto possono dare delle risposte. Quindi il menu in alto in questo caso è sempre lo stesso.
quest'ultimo padre di supporto, non, cioè, sono, alcune voci ci sono, altre non ci sono in funzione di come è stato configurato. In questo caso, nel caso fosse un prodotto software, ad esempio, c'è anche bugs. Il supporto post vendita è il più diverso dagli altri, perché gestisce degli incidenti, dei casi, dei contatti già ricevuti. Nell'altro caso avete visto che ad esempio accounts e contacts c'era sempre. Poi qua c'è anche bugs, nel caso delle vendite c'è anche i leads, soprattutto leads, oppure i preventivi ci sono solamente sulle vendite. Se io invece vado sulle marketing, invece ci sono le campagne, mentre non ci sono i preventivi, ma mentre i contatti lì ci sono. Quindi sono un sottoinsieme, è un database unico, tanti casi d'uso diversi, tante funzionalità diverse, che sono offerte in funzione del ruolo delle persone. La forza di tutto questo è che una volta che ho inserito il nome di una persona, il nome di un venditore, il nome di un cliente, il nome di un fornitore, quello è visibile da tutti, no? In tutte le piattaforme. Poi ciascuno avrà il suo workflow e quindi si personalizza l'interfaccia con le operazioni che deve fare. Questo è grosso modo, come dicevo, se voi andate sul sito sugacrm.eu, potete da qualche parte, c'è un free trial, cliccate su questo e lui vi manda una mail con un link per poter accedere a una demo di questo genere. Sono demo fasulle per cui i dati vengono cancellati, però possiamo vedere, giocare con le varie funzioni. È uno dei tanti, però è quello più facile con cui giocare, essenzialmente. Per oggi direi che siamo a posto. Grazie.